È stato il giorno dell'accusa al processo Coingas. Il procuratore capo Roberto Rossi, al termine di una lunga requisitoria, ha chiesto la condanna di Ghinelli, Macri ed altri 5 imputati. Alla base dell'inchiesta le ormai famose consulenze d'oro, quelle affidate dalla partecipata all'avvocato fiorentino Pier Ettore Olivetti Rason e al commercialista aretino Marco Cocci, quasi mezzo milione di euro per incarichi secondo la procura inutili. Pesanti le richieste di condanna senza il riconoscimento delle attenuanti generiche. 6 anni di reclusione la richiesta per l'ex presidente di Estra Francesco Macri, 4 anni e 6 mesi per peculato e 1 anno e mezzo per abuso d'ufficio in merito alla sua nomina in Estra, secondo l'accusa in violazione della legge Severino. Per l'avvocato fiorentino Rason e il commercialista Cocci, il PM ha chiesto rispettivamente 4 anni e 6 mesi e 4 anni. Per entrambi l'accusa è quella di peculato. Chiesta poi una condanna a 2 anni e 2 mesi per il sindaco Alessandro Ghinelli, dei quali 1 anno e mezzo per abuso d'ufficio, stessa richiesta anche per l'assessore Alberto Merelli, e 8 per favoreggiamento reale. Un'eventuale condanna lo porterebbe alla sospensione alla luce della legge Severino. Il primo cittadino ha preferito non commentare. Colpo di scena invece nella vicenda multiservizi. Il reato che era stato derubricato a traffico di influenze è stato riformulato dal procuratore in corruzione per Bardelli e istigazione alla corruzione per Amendola. 2 anni e 6 mesi le richieste di condanna. Cadute invece le accuse per la contabile Mara Caccioli, per l'avvocato Stefano Pasquini, per l'attuale presidente di Coingas Franco Scortecci e per Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa. La requisitoria del pubblico ministero è stata molto precisa, puntuale, chiamando le risultanze probatorie raccolte durante il dibattimento. Come parti civili ovviamente seguiremo tale richiesta. La sentenza è attesa per il prossimo 3 febbraio.